di chi è nella Lazio, chi è nel Milan stesso, io però mi riferisco a casa nostra, molto spesso c'è quasi questa ossessione del quarto posto o del posto in Champions League, e magari non si dà il giusto merito a una semifinale di una competizione del genere. È vero che il Milan questi appuntamenti non li ha mai snobbati, perché non è nel suo DNA, e quindi non penso neanche di Gattuso, ma c'è un minimo di sensazione dove comunque il Milan voglia concentrarsi solamente per questo piazzamento in Champions League, e quindi magari essere un pochino meno concentrati per questo appuntamento di domani e poi del ritorno del 24 aprile. Guarda, io spero proprio non sia così, è un obiettivo concreto per la squadra di Gattuso. Effettivamente ad oggi il Milan si trova in una posizione molto molto interessante, e siamo a febbraio, quindi di fatto siamo più verso la fine che l'inizio del campionato, quindi la mia paura è che appunto l'inesperienza di questa squadra e anche quella di Gattuso, perché comunque è un allenatore molto giovane, fresco e nuovo, sia proprio quella di sottovalutare questa competizione. Però come dicevi appunto è la seconda in Italia, quindi è una competizione molto molto importante, e ripeto, guardando le squadre che ci sono, la squadra di Gattuso secondo me ha delle buonissime possibilità di vincere questa competizione qua, quindi spero che Gattuso abbia preparato nel migliore dei modi questa partita. Chiaramente a parole ha spiegato il fatto che sia appunto una competizione per il Milan molto molto importante, e di fatto per un attimo bisognerà staccare da quella che è l'aspetto campionato, perché comunque poi il Milan sabato tornerà subito in campo, quindi effettivamente sono partite anche molto molto vicine. Di fatto da questa settimana si vedrà un pochino di che pasta è fatto il Milan, perché ovviamente si passa da una competizione di questo tipo in cui è vero c'è l'andata e il ritorno, però comunque è una partita possiamo dire secca, perché comunque è fondamentale. E poi chiaramente si riprende il campionato, quindi veramente sarà una settimana molto molto intensa. Vedremo a che punto è arrivato il Milan, è una prova più che altro mentale, perché giustamente come sottolineavi è una competizione che molto spesso effettivamente viene forse ritenuta sotto livello, soprattutto dalle squadre magari che poi l'abbandonano, no? Però è comunque un trofeo, è comunque un riconoscimento importante, arrivare fino in fondo sarebbe fondamentale, vincerla ancora di più, e io penso che Gattuso lo sappia molto bene. Sta di fatto che comunque tutti dovranno rispondere a quelle che sono poi le parole del mister, che ci mette la faccia per la squadra, quindi la risposta chiaramente arriverà solamente dal campo, e l'ha sottolineato anche lo stesso Inzaghi quest'oggi parlando appunto della partita di domani. Io in merito poi a Gattuso devo dire che sono abbastanza innamorato tra virgolette di questo allenatore. Mi piace molto più come allenatore che addirittura quando era calciatore. Però c'è stato un momento critico dove comunque veniva messo anche in discussione lui stesso in questo suo lungo periodo sulla panchina del Milan, al di là del fatto che nell'anno solare del 2018 è stato quello che ha fatto più punti di tutti dopo Napoli e Juventus. Però adesso la figura di Gattuso si è consolidata, o comunque puoi pensare che agli occhi della dirigenza rossonera magari ancora c'è qualche pensiero non del tutto positivo, no, rispetto all'allenatore calabrese? Allora, per quanto riguarda la dirigenza, Leonardo e Maldini non hanno mai avuto neanche un dubbio circa la conferma di Gattuso, o meglio circa la stagione che Gattuso comunque condurrà, che Gattuso di fatto svolgerà sulla panchina del Milan, quindi non è mai stato messo in dubbio una sua partenza a gennaio piuttosto che a stagione in corso. Quindi Gattuso terminerà la stagione ora che è al quarto posto, a due punti dal terzo, ma anche a dicembre questa cosa era di fatto così. Io sono più che innamorata di questo allenatore, perché veramente penso che il suo segreto sia il lavoro in silenzio e soprattutto il restare sempre concentrato sulla sua squadra, cioè non cercare mai alibi, e veramente possiamo dire che Gattuso
ne avrebbe avuti tantissimi nel caso li avesse voluti citare, perché comunque ha affrontato la partenza di Higuain in maniera estremamente professionale. Lo stesso Higuain poi al Chelsea ha parlato di fatto male di quello che è stata la sua esperienza al Milan e quella con Gattuso. Lui ha sempre risposto in maniera molto distaccata, professionale, con rispetto, quindi ha tutto veramente per essere in primis un'ottima persona, perché noi chiaramente ce lo viviamo anche magari non dico extra calcio, però comunque quell'attimo prima della conferenza, quell'attimo dopo, comunque veramente una grandissima persona. E oltretutto io credo che senza grandi conoscenze, perché di fatto è la sua prima esperienza sulla panchina del Milan, lui stia veramente colmando questo mini gap con la sua personalità, veramente un cuore grandissimo verso ogni giocatore, tutti parlano benissimo di lui, quindi veramente ha creato a Milanello un ambiente spettacolare. E ti posso confermare che non è mai stato messo in dubbio. Lui ha vissuto una crisi di risultati dalla quale è uscito in maniera estremamente positiva di fatto, no? E quindi non era in dubbio prima e non lo è neanche oggi. Ti dirò di più, io personalmente confermerei questo allenatore anche non dovesse riuscire a raggiungere la Champions League, cosa che nella mia estrema positività ti dico che ad oggi il Milan meriterebbe assolutamente per il lavoro che ha fatto Gattuso, perché di fatto di nomi di grandi traghettatori di questi mesi al Milan non me ne vengono in mente. È vero, abbiamo riscoperto un grandissimo Bakayoko, adesso ci stiamo godendo Piontek, però di fatto il vero punto fisso del Milan è sempre stato Gattuso, quindi se un domani, magari a giugno, parleremo di Champions League, io penso che i meriti non dico solamente siano di Gattuso, però di fatto una grandissima fetta poi saranno suoi. Invece sì, la Coppa Italia, per tornare un attimo indietro, comunque mai come quest'anno deve essere importante per le quattro semifinaliste, perché già il fatto che non ci sia la presenza della Juventus penso debba essere di stimolo per le altre quattro, visto che la Juventus negli ultimi 7 anni ha vinto il campionato, negli ultimi 4 ha vinto pure la Coppa Italia. Certo. Penso che è un'occasione importante. Certo, è un ragionamento un po' come per dire provinciale, sì, da un punto di vista, perché approfittiamo quest'anno perché poi se la Juve inizia a vincere. Però comunque negli ultimi anni hanno detto questo. Per quanto riguarda il Milan invece ho una curiosità su un giocatore, sul Çalhanoğlu, che ultimamente mi sembra un altro giocatore. Ho letto che aveva dei problemi familiari che adesso ha risolto. È stato questo il motivo della svolta? Sì, sicuramente ha avuto dei problemi familiari abbastanza imponenti che di fatto l'hanno un attimino destabilizzato. È un ragazzo caratterialmente molto molto fragile, però anche qua io non vorrei citare sempre la stessa persona, però Gattuso sì. Molto spesso in conferenza si è anche arrabbiato diverse volte circa magari la domanda riguardo una possibile panchina per Çalhanoğlu. Lui proprio lo vedevi infastidito dal mettere comunque zizzagna in queste situazioni. Ha sempre dato grandissima fiducia nonostante le alternative ci fossero a Çalhanoğlu. Oltretutto il Milan ha ricevuto un'imponente offerta da parte dell'Ipsia a gennaio, è stato proprio Gattuso a dire no, io preferirei che lui comunque restasse qui al Milan. Adesso ha risolto anche i suoi problemi familiari, tra qualche giorno nascerà la sua bambina, quindi ha ritrovato anche un attimino una stabilità extra campo. La fiducia di Gattuso di fatto è stata ripagata, infatti quando lui segna il gol contro l'Atalanta la prima persona che va ad abbracciare è quella di Gattuso, l'abbiamo scritto un pochino tutti, no? Quelli siti che parlano del Milan, è stato un momento molto molto bello, di fatto la svolta della stagione di Çalhanoğlu, e io spero che adesso torni quel turco che alla fine della scorsa stagione di fatto ha accompagnato il Milan in sì. Europa League, quindi veramente i meriti vanno a Gattuso anche in questo caso, però ovviamente Çalhanoğlu non ha mai mollato. Certo, è molto facile con la fiducia del tuo mister, perché di fatto giocano per lui fondamentalmente, no? Quindi avere comunque l'appoggio di Gattuso, una parola da parte di Gattuso è sempre molto è facile, no? Quindi di fatto il gol contro l'Atalanta secondo me ha messo un punto a quello che è stato un periodo non positivo di Çalhanoğlu. Adesso non dico che comincia la discesa, però lo stiamo vedendo che effettivamente ha ritrovato quella serenità che un pochino gli mancava prima sicuramente.
Certo, invece per quanto riguarda il Milan come squadra, non singoli, penso che la differenza ci sia stata la svolta, chiamiamola tra virgolette, forse intorno alla 12ª giornata dalla partita col Parma, perché il Milan avete avuto un inizio di stagione dove avete preso molti gol, da quella partita invece si è registrato qualcosa, la difesa del Milan è adesso praticamente è blindata. Cosa è cambiato in quel frangente? È cambiato che a Milanello si è creata, è nata una squadra, è nata una compattezza che veramente è forse il primo anno che io vivo Milanello in questo modo, però anche prima io non ho mai visto una squadra essere così tanto squadra, essere così tanto gruppo. Io noto veramente il coinvolgimento di tutti a prescindere, quindi c'è stato un periodo anche in cui Abate ha giocato centrale di difesa e ha fatto delle partite spettacolari, quindi veramente si nota il lavoro di Gattuso di non far sentire nessuno fuori luogo, nessuno è il sostituto di qualcun altro, quindi io credo che la svolta sia stata proprio quella. Poi è chiaro che entri nel meccanismo, trovi la quadra e una volta trovata di fatto il Milan non la sta più abbandonando. È vero, c'è stato un periodo in cui il Milan subiva tantissime reti a inizio stagione, poi abbiamo trovato la quadra in difesa abbandonando un attimino quella in attacco quando c'è stato quel calo di Gonzalo Higuaín. Ora io credo che veramente il Milan con questo nuovo arrivo, che chiaramente personalmente mi ha sorpreso, so che per altri non è stato così, però abbiamo trovato veramente un centravanti di razza. Io credo che Romagnoli e Musacchio siano veramente una coppia ormai solida, consolidata. Romagnoli è leader tecnico, ma leader anche nello spogliatoio. Veramente non è molto complicato al momento trovare un qualcosa che non funzioni nel Milan, e io credo che il segreto sia l'essere così tanto squadra, perché è chiaro che vedere un Castiglieco e un Conti, di fatto due uomini di panchina, i migliori in campo contro l'Empoli, secondo me è un dato molto molto importante, perché vuol dire che due ragazzi che comunque sanno di non essere il centro del progetto di Gattuso, comunque danno a prescindere tutto per la squadra per cui giocano e per cui chiaramente devono lottare. Quindi io credo che davvero sia il segreto sia quello lì, sia quello di costruire una squadra con un unico obiettivo, remare tutti dalla stessa parte, aiutarsi quando necessario. C'è veramente un'armonia molto molto bella, e devo dire che è piacevole seguire, guardare il Milan. È proprio un bel momento, veramente. Sì, Marta, invece volevo chiederti se secondo te, diciamo, Gattuso, cioè in generale il Milan baderà, diciamo, la situazione di emergenza della Lazio, soprattutto in difesa, per provare comunque magari, ecco, a mettere tra virgolette delle basi già da domani sera per la qualificazione, o se comunque la Lazio è un avversario temuto a prescindere, invece si preparerà la partita come si fa normalmente. Ma io credo che Gattuso abbia insegnato, comunque lui predichi sempre il fatto di rispettare qualsiasi tipo di avversario, l'ha detto contro l'Empoli, quindi io credo che domani contro la Lazio chiaramente sarà una partita anche per noi molto molto complicata. Sicuramente la Lazio sta vivendo un periodo e un momento molto diverso, arriva da una sconfitta in campionato, questo weekend non ha giocato, c'è questo tipo di emergenza, sono due storie molto diverse, però si sa che in campo si dimentica un pochino quello che è successo prima e quello che di fatto è successo in settimana, quindi da parte del Milan posso garantire, se così si può dire, un estremo rispetto per l'avversario. Sicuramente non verrà sottovalutato, è un avversario sicuramente rispettabile, perché ricordiamo che la Lazio ha comunque dei singoli molto molto validi e temibili, quindi sarà secondo me una partita molto bella, perché ovviamente si penserà anche al ritorno, quindi si faranno anche magari un pochino di calcoli, soprattutto per quanto riguarda la Lazio, che ovviamente vorrà evitare di subire delle reti, quindi io credo che ci sarà un tipo di partita da analizzare comunque oltre a quello che è poi il singolo, il momento delle due squadre, ecco. La formazione di domani del Milan potrebbe essere questa: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt, Bakayoko, Kessié, Paquetá, Borini, Suso, Pia, Piontek.
forse dirlo prima. Sì, Borini, Suso, Piontek, nel caso in cui ovviamente Çalhanoğlu non sarà della partita appunto per la nascita della bambina, però sì, fondamentalmente potrebbe questo, torna Conti. Sì. Torna Calabria, che Conti tornerà in panchina dopo essere stato